BYD sbarca in Italia. Amici di Motore Online, oggi siamo qua nelle Langhe per provare il primo modello portato nel nostro paese, cioè la BYD Atto 3, un SUV di segmento C adatto soprattutto alle famiglie. Salite con noi sul modello cinese! La BYD Atto 3 presenta nel frontale lo stilema tipico del marchio, cioè la Dragon Face. Un disegno ispirato agli antichi draghi, con i fari a LED e la barra della griglia spazzolata a simboleggiare occhi e baffi delle creature mitologiche. La linea è dinamica e nel posteriore ritroviamo i fari full LED uniti da una barra luminosa, oltre alla scritta Build Your Dreams, cioè il claim da cui nasce il marchio BYD. È disponibile in 5 colori metallizzati: verde, grigio, rosso, bianco e blu. Come dicevamo, si tratta di un SUV di dimensioni medie, con la sua lunghezza di 4,46 metri, una larghezza di 1,88 metri ed un'altezza di 1,62 metri, mentre il passo è di 2,72 metri e garantisce un'ottima abitabilità per 5 passeggeri. Quelli posteriori, infatti, hanno ampio spazio per ginocchia e testa, compreso il terzo che approfitta di un pavimento piatto. Il bagagliaio va da 440 a 1338 litri con i sedili posteriori abbassati. Un discreto spazio, anche se alcuni concorrenti fanno meglio. L'abitacolo si presenta piuttosto distintivo per quanto riguarda la parte estetica. Se i sedili sono piuttosto comodi, riscaldabili e realizzati in pelle vegana, altri elementi sono ispirati alla palestra, a partire dalle maniglie delle porte in stile bilanciere, il selettore del cambio come un kettlebell e le bocchette dell'aria come anelli. A rendere ancora più particolare l'ambiente interno ci sono le tasche delle portiere con delle corde in stile chitarra che suonano davvero. Carini a livello di design, un po' meno come praticità, e chissà cosa ne penseranno i genitori se i figli le useranno durante un lungo viaggio. Presente il tetto panoramico, la piastra wireless e le USB per la ricarica. L'interno dell'Atto 3 è tuttavia un concentrato di tecnologia, impossibile non notare immediatamente il grande schermo touch centrale in stile tablet, da 12,8 o 15,6 pollici al centro della plancia, con la possibilità di ruotarlo e di utilizzarlo orizzontale o verticale. Serve qualche minuto per prenderci confidenza, ma è reattivo e moderno e propone tantissime funzioni, compreso un navigatore preciso nelle indicazioni. C'è la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, mentre c'è da segnalare un climatizzatore solo monozona e gestibile solo dal tablet. Di soli 5 pollici c'è anche il quadro strumenti, poco personalizzabile e con le sole informazioni essenziali. Ed eccoci ora al volante della BYD Atto 3, cioè il primo modello del nuovo marchio cinese a sbarcare nel mercato italiano. Questa vettura è spinta dal motore 100% elettrico da 204 cavalli e 310 Nm di coppia, accoppiato alla batteria da 60 kWh, ma di questo ne parliamo come di consueto alla fine della prova. Come tutte le vetture elettriche, anche questa Atto 3 ha un ottimo scatto, infatti basta premere un po' il pedale sull'acceleratore e la vettura scappa via, la vettura regala un ottimo spunto, in particolare se utilizziamo la modalità sport, in cui anche lo sterzo diventa un po' più rigido, ma anche già nella modalità normal lo scatto è abbastanza buono. Nella eco ovviamente è un po' più limitato, proprio perché si punta a contenere i consumi e a migliorare l'autonomia, e ovviamente uno scatto fa sì che venga consumata dell'energia in più. Lo sterzo è abbastanza preciso e abbastanza morbido, appunto tranne se si decide di utilizzare la modalità sport, in cui, come dicevamo prima, diventa un po' più rigido. La frenata è buona, mentre per quanto riguarda l'insonorizzazione potrebbe essere un po' migliore. Ovviamente non si sente il rumore del motore essendo una vettura elettrica, però un po' il rotolamento si sente, soprattutto se si alzano un po' le velocità, tipo quando magari si va su strade a scorrimento veloce,
si superano i 100-110 km. Per quanto riguarda il comfort, possiamo dire che le sospensioni sono piuttosto morbide nella taratura e assorbono piuttosto bene le imperfezioni del terreno e anche i dossi. E poi abbiamo una sicurezza al top. Infatti, già di serie abbiamo praticamente tutti i sistemi di assistenza alla guida. E in più abbiamo anche la retrocamera che ci aiuta nelle manovre di parcheggio, pur comunque essendo un modello abbastanza agile, nonostante le dimensioni non siano proprio così limitate. La retrocamera 360 gradi è, come dicevamo, molto utile per effettuare le manovre, anche perché la visibilità posteriore è un po' limitata da un lunotto abbastanza piccolo e dalle testiere dei sedili che un po' ingombrano la visuale. Chiudiamo questo nostro primo contatto, come al solito, dando uno sguardo un po' all'autonomia e ai consumi di questa BYD Atto 3. Ovviamente ricordiamo che questa è solo una prima prova di pochi chilometri, ne abbiamo fatti circa una sessantina e siamo partiti con una batteria al 70% e adesso ormai stiamo arrivando e la batteria è attualmente al 55%, quindi ha consumato il 15% della batteria per fare questo tratto di strada completamente extraurbana, con anche qualche salita e tornante e discesa. Per quanto riguarda, diciamo, l'autonomia, la casa ha dichiarato 420 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. Anche qui dobbiamo aspettare un test più lungo per poterlo verificare. Noi siamo partiti che avevamo 290 km di autonomia e stiamo arrivando e ne abbiamo 225. Comunque, appunto, aspettiamo un test più completo per poter valutare più nel complesso questi dati. Come dicevamo, la batteria ha una capacità di 60,48 kWh ed è dotata della nuova tecnologia Blade, con una maggiore densità energetica, il litio ferro fosfato come materiale catodico, ed occupa il 50% in meno dello spazio. Può essere ricaricata fino a 11 kW in corrente alternata e fino a 88 kW in quella continua. Con quest'ultima la ricarica dal 30 all'80% avviene in 29 minuti. La BYD Atto 3 è già disponibile con un prezzo di 41.990 euro di listino, ma chi decide di acquistarla entro il 31 luglio può avere un'offerta con rate da 239 euro al mese. E con questo dalle Langhe è tutto, non dimenticate di andare qua sotto per approfondire l'articolo, di restare sulle pagine di Motore Online e iscrivervi ai nostri canali social. Un saluto agli amici di Motore Online e appuntamento al prossimo video!